nostra trasmissione Shopping è tornata, protagoniste tante attività commerciali del nostro territorio, ma anche voi potete esserlo. Inviate i vostri video messaggi di auguri per la festa della mamma attraverso WhatsApp al 349 46 35 019. Centro estetico La Fenice, via Grisani, Nocera Inferiore. Siamo nel Rione Casolla e qui si trovano sempre tante promozioni imperdibili, vero Marica? Certo, per quanto riguarda la manicure e la pedicure offriamo un smirnamento compreso di pulizia a soli 10 euro. Per quanto riguarda invece l'abbronzatura, per chi vuole abbronzarsi senza avere effetti collaterali come la secchezza cutanea, abbiamo una lampada al collagene integrale che quindi va a nutrire l'epidermide a soli 25 euro per 3 lampade. Invece per quanto riguarda il corpo, si sa in estate si vuole sempre presentarsi al meglio, abbiamo un pacchetto di 5 lavori a 600 euro e garantiamo ben 2 cm in meno ad ogni seduta. Per arrivare bellissimi sulla spiaggia a che prezzo poi? Con risultato garantito? Garantito al 100%. Abbiamo anche una prova se si vuole constatare a soli 15 euro. Inoltre per quanto riguarda diciamo, la pedicure curativa, sappiamo che l'inverno crea tanti danni ai piedi, callosità e quant'altro. Noi offriamo un metodo innovativo che è il callus peel, che permette di spucciare la callosità come se fosse un'arancia, eliminando quindi gli effetti del credo che invece li va ad aumentare queste callosità. E poi ovviamente voi offrite anche tanto altro, tutto quello che riguarda il mondo della bellezza, dell'estetica, del benessere. Certo. Allora qui sempre a disposizione tu insieme alla tua mamma Gelsomina, che vanta alle spalle ben 40 anni di esperienza, insomma una garanzia di conoscenza e preparazione. Sì, assolutamente, infatti aspettiamo tante spose per una consulenza gratuita per quanto riguarda il trucco ma anche il corpo, tutto ciò che si vuole insomma per il grande giorno del sì. E allora il centro estetico La Fenice vi aspetta in via Grisani a Nocera Inferiore con tante imperdibili promozioni. Vi invito a consultare anche la pagina Facebook Estetica Benessere La Fenice. Don't get out of way to no one long distance. I need you. When I see potential, I just gotta see it though. If you had a twin, I would still choose you. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos. Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa pero nos amamos. Ay, vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Special Sport, il mondo dello sport è qui. Da Special Sport tutto quanto necessario per l'attività fisica, palestra, piscina, calcio ed ogni altro tipo di sport. Vasto assortimento di scarpe da ginnastica, tute, palloni, t-shirt, felpe. Special Sport veste uomo, donna e bambino. Per voi anche borse, borsoni, zaini, attrezzature ginniche, skateboard, pattini, costumi, cuffie, occhialini, ciabatte. Special Sport tratta tutte le marche del settore sportivo ed è da sempre vicino ai colori rossoneri. Peliamo, nos arreglamo, nos mantenemos en esa pero nos amamo, ay vamos. Sempre tante offerte e promozioni, il meglio del settore a prezzi convenienti. Así peleamos primero, mi mujer, mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie ve. Special Sport, il mondo dello sport, è qui.
Relájate, despreocúpate, nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Auguri mamma. Fagli una dedica. Ti voglio tanto bene. Auguri a tutte le mamme. Un augurio speciale a tutte le mamme del mondo, che posso dire? La cosa più bella che c'è, la mamma. Penso che sia la festa più bella che ognuno aspetta ogni anno. Auguri a tutte le mamme. Voglio fare un augurio a tutte le mamme di questo mondo. Tanti auguri. E anche a una mamma, la mia che non c'è più, la mia suocera. Voglio farle tanti auguri. E il mio augurio che possa vivere in buona salute tantissimi anni. Tanti auguri alla mia mammina, a nonna Pippi, a nonna Anna e a tutte le mamme. Auguri mamma, grazie, anche se sei lontana, ti voglio bene. Edil89 Service, noleggio e costruzioni generali. Edil89 Service offre noleggio di piattaforme aeree a partire da 10 metri di altezza fino a raggiungere circa 70 metri di altezza, gru autocarrata, ascensori da cantiere e ponti mobili bicolonna, ponteggi con montaggio e smontaggio e una vasta gamma di attrezzature edili. Le macchine vengono sottoposte a severi controlli al fine di garantire al cliente il perfetto funzionamento e la massima sicurezza sul lavoro. Ma il team di Edil89 Service è operativo anche nel settore dei lavori edili, per voi ristrutturazioni di mobili civili e monumentali, spicconatura di cornici pericolanti, posa in opera di piastrelle, tinteggiatura, controsoffitti in cartongesso e tanto tanto altro. E per i clienti anche un'ulteriore novità. Abbiamo integrato ultimamente il noleggio di furgoni e auto a breve e a lungo termine.
L'89 Service garantisce un lavoro di elevata qualità grazie ad un team qualificato nel settore. Ecco allora Cosimo, è iniziato tutto con lei quanti anni fa? Circa 40. Il segreto di tanto successo? La mia onestà nel lavoro, il saper fare il lavoro. Però so che c'ha due ingredienti importanti. Essenziali. I miei clienti che hanno avuto fiducia in me, poi il mio staff che mi segue nei miei consigli. Edil 89 Service, la risposta giusta al lavoro aereo in sicurezza. Edil 89 Service vi aspetta in via Migliaro a Pagani. Consulta il sito www.edil89service.com e visita la pagina Facebook Edil 89 Service Noleggio Piattaforme. La Pippa è mia moglie, mia figlia, che sono mamma, no? Un augurio a loro? Sì, sì. E le nostre mamme ce le dobbiamo dire le cari. Io sono straniera, mia mamma lontano. Lo voglio bene da morire, vuole che sta bene. Basta, e tutti mamme, tutti mamme. Perché io sono pure mamma, tre figli, pure nonna. Auguri a tutte le mamme, specialmente la mia, e un abbraccio. Mamma, tanti auguri. Auguri a tutte le mamme! Auguri mammina! Dedico la festa di mia mamma e mia mamma. Auguri a tutte le mamme, anche a me, giustamente. Tanti auguri a tutte le mamme. Auguri mamma. Tanti auguri a mia madre, un bacio rosa. Giordano, dal nostro pubblico conosciuta come la giornalista anche di Telenuova. Noi oggi però la vogliamo raccontare sotto un altro versante, quello di mamma, una mamma di una bellissima bambina, Aurora. Tu hai scritto anche un libro in cui racconti la tua, la vostra storia e parli di giungla dell'adozione, perché tu hai adottato la piccola Aurora e insieme a tuo marito avete dovuto lottare tanto, forse troppo, per arrivare a questa felicità. La mia gravidanza è durata 8 anni, avrei potuto partorire un elefante in tutto questo tempo. E ho dovuto aspettare tanto, tantissimo, per vedere coronato il nostro sogno di famiglia. E malgrado siano stati anni lunghissimi, interminabili, pregni di sofferenza e di lacrime, io devo considerarmi una fortunata, perché ho conosciuto nel corso della lunga attesa per adottare numerose coppie che aspettano anche da 11-12 anni. Mi piacerebbe sentirti raccontare che cosa hai provato, quando hai visto la piccola Aurora per la prima volta. In realtà non me lo ricordo, ero completamente frastornata, mio marito uguale, perché sebbene aspettassimo da 8 anni, le acque, tra virgolette, si sono rotte letteralmente all'improvviso, dalla sera alla mattina, e quindi ero in preda ad una crisi di ansia, di emozioni fortissime. Quando me l'hanno messa tra le braccia temevo che mi cadesse, perché non riuscivo a sentirle nelle mie braccia. Io credo, se posso tornare sulla tua definizione, che la mamma è colei che ama, e quindi mi sento fortemente la mamma di questa bambina, perché la amo tantissimo.
Il tuo libro si chiama proprio Aiuto, mi si sono rotte le acque, c'è anche questa parola, aiuto, perché comunque c'è tanta paura, hanno paura le mamme che hanno il primo figlio, non sanno come gestirlo, si ha paura ovviamente anche nel tuo caso quando arriva questo piccolo fagottino e lo si deve crescere. Sì, perché io per una serie di circostanze mi sono ritrovata lontana dalla mia città d'origine, lontana da mia madre, da mia suocera, e quindi mamma da sola in un posto nel quale non conosco nessuno e temevo di non essere in grado, perché poi insomma una cosa è amare e un'altra è crescere un figlio. Per ora me la sto cavando, sembrerebbe me la stia cavando. Il nome che a questa bambina è stato dato dalle ostetriche che l'hanno fatta nascere, perché lei è nata alle 3 del mattino, e sebbene non sia quello che io ho scelto, mi sembra perfettamente confacente alla mia storia, alla nostra storia, perché è l'aurora di una vita completamente nuova e quindi anche in questo caso sono stata fortunata. Cosa provi in questa tua nuova vita che è nata quanti mesi fa e che mamma ti definisci? Allora, io sono mamma da circa 5 mesi e completamente proiettata in un'altra dimensione. Il matrimonio ti cambia la vita, ma fino ad un certo punto. In fondo si tratta di due adulti che condividono la propria giornata. Quando invece della famiglia entra un esserino piccolissimo che dipende da te in tutto e per tutto, cambia tutto, dalla dimensione del tempo, le priorità negli acquisti, tutto si fa in funzione del tuo piccolo amore. Racconterai ovviamente quando sarà abbastanza grande per capire la tua odissea ad Aurora. Lei è una bimba circondata dall'amore e sebbene possa sembrare strano, io credo che anche la madre che l'ha partorita l'abbia amata, perché avrebbe potuto fare altre scelte. Oggi con molta facilità si può rinunciare ad un bambino in modi differenti da quello dell'adozione. E invece questa donna che io non conosco ha portato avanti la gravidanza per 9 mesi, ha partorito in un ospedale pubblico, così da consentire a me, a mio marito e a tutta la mia famiglia di poter amare questa bimba. Quindi lei è un frutto dell'amore nonostante tutto. Molto bella questa cosa che hai detto, insomma, rispetto all'altra sua mamma. Ovviamente chi poi vuole approfondire questa tua bellissima storia può acquistare il tuo libro, un libro ricco di paure ma anche di amore, dicevamo. E anche di sorrisi, perché io ho voluto scriverlo anche dalla copertina, molto ironica. Ho voluto raccontare sia la sofferenza e le lacrime di questi 8 anni interminabili, ma anche tutte le frasi indelicate, le domande indiscrete che mi sono state poste in questi lunghi 8 anni, rispetto alle quali a volte mi sarebbe venuto di dare delle rispostacce. Chi mi conosce sa che insomma non mi lascio tanto pregare. E invece ho imparato a sorridere, ad affrontare con il sorriso anche l'indelicatezza di certe persone, perché a volte si può fare molto di più con un sorriso che non con una brutta risposta. Pensata, realizzata e brevettata a Sarno. Prende il nome del suo ideatore Celestino, il pozzetto sifonato il cui utilizzo evita il ristagno di residui che potrebbero bloccare le tubazioni. Insomma, addio ad otturazioni continue, il tutto con un risparmio di soldi e tempo, e viene aggiunta anche la salvaguardia dell'ambiente. Ed ecco a voi il signor Celestino, inventore di un pozzetto che prende proprio il suo nome. Che differenza c'è con gli altri pozzetti? La differenza fra
il pozzetto celestino e il pozzetto tipo normale è che questo non si intasa nelle tubazioni i residui di sapone e acidi vari. In parole povere, non si ottura. Non si ottura, è antintasamento, è anche come antinquinamento, perché non otturandosi vuol dire che le tubazioni sono sempre vuote. E soprattutto non c'è bisogno di usare comunque prodotti che fanno male all'ambiente. Fanno male e sono molto molto nocivi per la salute. Tra l'altro si risparmia anche tempo, perché è più facile da installare. Per installare il pozzetto Celestino di fronte al tipo vecchio si risparmiano circa 3 ore di lavoro. In mezz'ora si riesce a fare una stanza da bagno. E poi, in più abbiamo detto, non si inquina l'ambiente e soprattutto non si ottura, quindi non c'è più questo continuo fastidio. No, 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 assolutamente non è come gli altri. E poi ovviamente, visto che non si danneggia l'ambiente, sarebbe proprio l'ideale per le strutture pubbliche. Principalmente per le strutture pubbliche. E da Celestino si trova tutto il materiale della termodinamica, dalle caldaie agli scaldini, dai condizionatori alla rubinetteria e tanto altro ancora. Si trattano le migliori marche, prediligendo prodotti italiani ma a prezzi vantaggiosi. Cocktail qui da voi all'antica caffetteria del centro a Sarno, davvero una vasta scelta, tanti gusti. Sì, assolutamente sì, sono cocktail tutti preparati dalla casa e dai nostri validi collaboratori che vedete alle spalle, cocktail accompagnati sicuramente da una vasta gamma di stuzzicheria e variegati di ogni genere. Ma si può iniziare con voi al meglio la giornata, perché offrite e servite anche un'eccellente colazione. Certo, partiamo da vari tipi di cornetteria, con le varie farciture, dalle graffe alle conchiglie ripiene, a varie scelte, insomma. Ecco, tra l'altro tengo a sottolineare che è produzione vostra, quindi la pasticceria non solo insomma per la colazione, ma anche con un vasto assortimento di torte, dolci freschi, è una produzione di casa. Tutta produzione nostra, fornita dai nostri validi pasticcieri, potete trovare dalle paste fresche alle torte, ai mignon, insomma una vasta scelta. Possiamo preparare anche torte personalizzate per qualsiasi evento o ricorrenza. E poi avete due sale, una all'aperto molto ampia, spaziosa, insomma, poi si avvicina l'estate, quindi è un piacere venire qui e gustare un vostro cocktail all'aria aperta, ma anche una sala interna. Una sala interna dove prevalentemente facciamo degustare degli ottimi vini prevalentemente campani, accompagnati dai salumi sempre della località campana. E allora l'antica caffetteria del centro vi aspetta con Mario e il suo staff. Grazie Mario. Vi aspettiamo in tanti. Grazie. Auguri a tutte le mamme e a tutte le nonne per 100 anni. Tanti auguri mamma. Le vuole fare una dedica speciale? No, perché già quello che le facciamo io e mio fratello è come se le facessimo una dedica ogni giorno. Quindi va bene così. Veramente che le voglio molto molto bene. Un augurio a tutte le mamme e soprattutto quelle che non hanno diventare mamme subito. Ciao mamma, auguri. Auguri mamma. Un bacio grande a tutte le mamme, sono
per noi il pilastro, sono fondamentali per noi figli e figli in generale. Per me e per mia madre è fondamentale, se non ci fosse lei sarei persa. Un augurio a tutte le mamme per le feste della mamma.